terrorizzati dalla morte, ossessionati dalla giovinezza oppure semplicemente impegnati a vivere la vita al meglio, a mantenersi in forma perché si è innamorati della vita e ci si vuole godere questa esperienza fino in fondo? Beh, è un tema complesso e un confine forse non così netto tra le due realtà. Ma ci tengo a parlare di questo argomento perché recentemente mi è stato chiesto di commentare le vicissitudini che riguardano questo bilionario americano che apparentemente sta investendo 2-3 milioni di dollari l'anno per il suo progetto di biohacking, un progetto molto complesso che lo vede vivere quasi come una cavia, costantemente monitorato e messo sotto ogni genere di terapia. E questo personaggio recentemente è stato oggetto di parecchie critiche perché appunto si è fatto fare una trasfusione piuttosto importante di sangue utilizzando il sangue di suo figlio adolescente. Ora, senza entrare nel merito della tematica scientifica, credo che non esistano dei dati sufficientemente convincenti su questa procedura per poter dire che è una procedura utile a mantenere giovane il corpo, ma al di là di questo, che mi interessa fino a un certo punto, è un po' più invece di mio interesse parlare della logica che sta dietro approcci di questo tipo. Se uno va a vedere come si svolgono le giornate di questa persona, che ovviamente ha una grande disponibilità economica e chiaramente anche una grande disponibilità di tempo per poter star dietro a tutti questi processi, sembra appunto di essere all'interno di uno esperimento quasi di fantascienza, cioè questo signore vive una vita costantemente monitorato di giorno e di notte, si sottopone a ogni forma di terapia, di assunzione di ogni genere di sostanza che abbia una qualche parvenza di effetto sull'invecchiamento, sulla longevità. E la domanda che a me sorge spontanea è quella di chiedersi: ma se questa è la vita che stai conducendo, ha poi così tanto senso pensare di vivere questa vita per una settimana in più, un mese in più o un anno in più? Però facendo questo commento poi rifletto anche sul fatto che tanti potrebbero fare lo stesso tipo di commento a chi invece segue determinati dettami di stile di vita con lo stesso scopo, quello di vivere un po' più a lungo. Ma credo che lì sfugga qualcosa e qui sta proprio la distinzione tra questi due approcci. Cioè, in un caso credo che la spinta sia proprio un po' il terrore dell'invecchiare, il terrore del morire. Nell'altro caso la spinta è avere la forza, l'energia, la vitalità, la forma fisica per potersi godere la vita e per potersi concedere nella vita quello che effettivamente ci piace fare. Quindi anche se per certi aspetti questi approcci non sono, come dire, antitetici, credo che ci sia una grande differenza nell'approccio emotivo che la persona ha nei confronti di questo tema. Pensiamo negli Stati Uniti, addirittura ci sono delle aziende che propongono alle persone di firmare un contratto e questo contratto prevede che dopo che la persona è morta verrà congelata in uno speciale tubo in attesa che un giorno, domani, qualcuno possa risvegliare queste persone. Ecco, credo che questi non siano approcci emotivamente positivi, sono approcci spinti, credo, dettati proprio da questa difficoltà di metabolizzare, di accettare che la bellezza della vita sta anche nel fatto che la vita finisce. Anzi, se devo dire la verità, ho l'impressione che questo fattore sia uno dei fattori che l'uomo moderno tende a dimenticarsi e forse per questo riesce a godersi meno la vita rispetto al passato, perché la diamo per scontata. Quindi non ci sforziamo di assaporare ogni momento di questa vita. Il fatto di tenere ben presente, di non dimenticarsi che questa esperienza termina, permette di valorizzare ogni istante, ogni momento. Ecco, credo che invece, dall'altro lato, esagerare nell'approccio verso la gestione della propria giovinezza faccia sì che questa prospettiva si rovesci, nel senso che finisci col non goderti più la bellezza della vita nel presente, perché tutto il tuo investimento è su ciò che potrà accadere o non accadere nel futuro. Ecco, credo che comunque siano degli argomenti importanti. Sono importanti perché la società diventerà sempre più una società, diciamo, biotecnologica, in cui queste cose ci saranno. Però io sottolineo un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. Prima
di concentrarsi sul far diventare immortali o pressoché immortali qualche bilionario, dovremmo invece tutti impegnarci a fare in modo che più persone possibili decidano di vivere con uno stile di vita più idoneo a rallentare la degenerazione e più finalizzato a comprimere la malattia nell'ultimissimo periodo di vita, invece che uno stile di vita che finisce col favorire la cronicità. Ecco, credo che questa sia la vera sfida. Al netto del fatto che questi casi possono essere interessanti come degli esperimenti per capire anche dove vanno i trend nell'ambito della biotecnologia, credo che la vera sfida sia questa. In altre parole, la vera sfida non è creare un piccolo nucleo di superumani, ma è quella di creare una società e un'umanità che in maniera diffusa e ampia sia più sana e abbia un maggior rispetto non solo per l'ambiente che è fondamentale, ma anche per l'ambiente interno, rispetto per se stessi. Questo è quello che credo, conti di più. Quindi, in sostanza, non agire per paura, ma agisci per gioia di vivere, non puntare tanto alla fantascienza quanto alla scienza e intervieni in primis sul tuo stile di vita in modo tale da poter continuare a fare tutte le cose che ti piacciono e che ti danno gioia.